I pescatori di tutto il mondo si avventurano in acque parecchio pericolose praticamente tutti i giorni e spesso si ritrovano anche molto lontano dalla costa ed è qui che accadono le cose più strane. Sappiamo che certe creature possono raggiungere una certa grandezza, ma è capitato che ci sbagliassimo e finissimo per trovare esemplari assai più grossi. Ecco 5 degli squali più grandi mai catturati. Ehi, benvenuto, io sono Cubi e ti guiderò in questo video. Numero 1. Lo squalo bianco catturato da Vic Hislop. Era il 1985 quando il pescatore australiano si trovava al largo delle coste della Tasmania e si imbatté in quello che molto probabilmente era il più grande squalo bianco mai catturato. Questo esemplare, secondo Vic Hislop, non era nemmeno quello più grosso che ha provato a catturare, nonostante i suoi 6,6 metri di lunghezza. Secondo Hislop, al largo delle coste australiane si possono trovare squali molto più grossi e resistenti, e insiste che era riuscito diverse volte ad avvistarne qualcuno, ma non è mai appunto riuscito a catturarne uno ancora più grosso. In molti sono scettici su quello che afferma, ma sicuramente non possono negare le proporzioni titaniche dello squalo che è effettivamente riuscito a catturare. Secondo Hislop, queste creature possono letteralmente sviluppare un appetito per gli umani. Appena mietono la loro prima vittima, questi squali bianchi viaggiano da spiaggia a spiaggia per potersi saziare. Il fatto è che oltre 100 persone scompaiono dalle nostre spiagge ogni anno, e non è un caso secondo Hislop. Ho spesso trovato resti umani negli squali catturati, mani, braccia e piedi, sono i più comuni, diceva in un'intervista. Numero 2. Lo squalo del lago. Era il 14 luglio del 1997 quando un gigantesco squalo bianco fu ritrovato nella rete di un piccolo peschereccio. Il fatto è avvenuto a Taiwan e il peso dell'animale si aggirava intorno ai 2500 kg. I pescatori hanno inizialmente pensato di aver catturato un grosso carico di pesci, quando però si ritrovarono questo bestione nella rete. Affermano che la barca ha fatto veramente fatica a tornare in porto e le misure dell'animale variano tra i 6,7 e i 7 metri di lunghezza. Secondo alcuni era proprio questo lo squalo più grande mai catturato. Numero 3. Lo squalo del Canada. Nel 1983 il pescatore David McKendrick dovette rifarsi gli occhi per quello che aveva appena visto, ossia un esemplare femmina di un gigantesco squalo bianco lungo ben 6,1 metri. Anche in questo caso lo squalo è stato catturato per sbaglio, infatti si era andato ad incastrare nella rete del suo peschereccio. Sicuramente si posiziona tra gli esemplari più grandi mai catturati. Lo squalo fu poi consegnato ad un istituto di ricerca canadese. Numero 4. Torniamo in Australia a parlare sempre di squali. Questo che vedete è lo squalo bianco catturato da Alf Deans intorno alle coste ovest dell'Australia. Era il 1959 quando il pescatore, inseguendo i pesci, si allontanò parecchio dalla costa e, contento di aver catturato un grosso carico di poveri pesciolini, si accorse però che in realtà ne aveva catturato solo uno, ma bello grosso. Questo fu uno dei primi esemplari più grandi di squalo bianco mai catturati, a fare notizie in tutto il mondo. Numero 5. Lo squalo bianco di Cuba. Questo è stato veramente lo squalo più pesante mai catturato. Con i suoi 3700 kg di peso, era forse veramente uno squalo parecchio obeso. L'avvenimento risale al 1945 ed è stato unico nel suo genere. Questa è stata la prima e l'ultima volta in cui uno squalo talmente pesante e grosso sia mai stato catturato, e quando arrivò la stampa praticamente tutto il villaggio si immobilitò per posare nella foto. Da notare i diversi bambini con calma seduti su di esso. La lunghezza di questo squalo si aggira tra i 6 e i 4 metri e mezzo, poiché gli esperti non riescono a concludere la lunghezza esatta dell'esemplare, in quanto non fu mai ufficialmente registrata. E questi ragazzi erano 5 degli squali bianchi più grandi mai catturati. Se volete che faccia un altro video simile per altri animali, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, scrivendomi quale animale vi piacerebbe portarsi. Come sempre, non dimenticatevi di lasciare un bel like, e se non siete iscritti è un buon momento per farlo, in quanto faccio video nuovi ogni giorno.